Da un tale principio dunque dipendono il cielo e la natura, ed il suo modo di vivere è il più eccellente, quale noi abbiamo solo per breve tempo, e in quello stato egli è sempre. A noi questo sarebbe impossibile, ma a lui non è impossibile, perché la sua attualità è anche piacere. E anche per noi la veglia, la sensazione e il pensiero sono le cose più piacevoli, proprio perché sono atto e in virtù di questi anche speranze e ricordi. Ora il pensiero che è pensiero di per sé ha come oggetto ciò che è di per sé più eccellente, e il pensiero che è tale in massimo grado ha per oggetto ciò che è eccellente in massimo grado. L'intelligenza pensa a se stessa, cogliendosi come intelligibile. Infatti essa diventa intelligibile intuendo e pensando sé, cosicché intelligenza e intelligibile sono la stessa cosa. L'intelligenza è infatti ciò che può cogliere l'intelligibile e la sostanza, ed è in atto quando li possiede. Pertanto, più ancora che quella capacità, è questo possesso ciò che di divino ha l'intelligenza, e l'attività contemplativa è ciò che c'è di più piacevole e di più eccellente. Se dunque in questa felice condizione nella quale noi ci troviamo talvolta, Dio si trova perennemente, è meraviglioso. E se Egli si trova in una condizione superiore, è ancora più meraviglioso. E in questa condizione Egli effettivamente si trova, ed Egli è anche vita, perché l'attività dell'intelligenza è vita. Ed egli è appunto quell'attività, e la sua attività, che sussiste di per sé, è vita ottima ed eterna. Diciamo infatti che Dio è vivente, eterno e ottimo. Cosicché a Dio appartiene una vita perennemente continua ed eterna. Questo dunque è Dio.